ragazzi, cosa bisogna fare adesso? Aumentare la nostra presenza o andare? Stare ancora più vicino ai nostri ragazzi, equipaggiarli sempre meglio e non attaccare il nostro esercito e le nostre forze dell'ordine, cosa che purtroppo qualcuno a sinistra ogni tanto fa. In Emilia Romagna Bonaccini dice che non avete un progetto per questa regione. Questi governano da 50 anni. Noi abbiamo le idee chiare su come migliorare l'offerta dei servizi sulla sanità, la qualità delle infrastrutture, il sostegno alle famiglie, alle imprese, soprattutto alle aziende agricole, limitando i danni che questo governo di sinistra sta facendo a livello nazionale, la tassa sulla plastica, la tassa sullo zucchero, lo stop alla ricerca di petrolio, i dubbi sulla Bolkestein, quindi cambieremo dopo 50 anni finalmente. Il ministro dell'economia non è convinto che Salvini al governo giù via i conti pubblici. Ma questi sono da due mesi al governo, qualunque cosa accade col paese Salvini, se sbarcano immigrati col paese Salvini, se aumentano le tasse col paese Salvini, se piove col paese Salvini. Forse che non siano capaci di fare il loro lavoro, ma molti italiani stanno avendo questo dubbio. Bravo Salvini! Ragazzi, posso andarmi a sedere? Grazie. Grazie. Grande Matteo! Dopo? Signor... Aspetta. Vai. Ciao belle bimbe. Bene. Grande Matteo! Scusa. Prego. Grazie. Macchina comprata per spiazza sicura da brindare. Ah, bello. Sei ministro. Tutto bene. Aperto pubblico alle 10. Grande Matteo! Ciao! Ciao! Matteo! Dove siamo?